Ciao, io sono Emanuele, benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo del fatto che sono iscritto a medicina, sono al secondo anno, sono diabetico da più di 15 anni e ho fatto anche il professionista, nonostante il diabete, in una squadra di ragazzi interamente diabetici. Da oggi inizia una serie di video che formerà una playlist che chiameremo Quali sono le migliori medicine per il diabete? Ora, non voglio stare qua a parlare di metodi alternativi per curare il diabete togliendo l'insulina sia basale che rapida, questo non esiste. E in ogni caso bisogna comunque consultare con un endocrinologo e il tuo diabetologo per la terapia. Queste sono tutte cose, diciamo, secondarie, ok? Ma che influiscono sulla gestione del diabete. L'esempio di oggi è la corsa. Ovviamente tutte le attività sportive che citerò o pratiche che cito in questa categoria di video, che andranno a formare appunto una playlist, sono da intendersi in modo non agonistico e in modo non, passatemi il termine, eccessivo, cioè non c'è bisogno che se io vi dico di fare running, bisogna fare la maratona, ok? Si dica banalmente fare 3-4 km di corsa, ok? Che non è nulla di incredibile per chi fa un po' di sport. E soprattutto ognuno deve andare con il proprio ritmo, ora, senza guardare fasce cardio, battiti, watt, queste robe qua, menate, passi per chilometro, tutte boiate, se non ti serve allenarti. Serve semplicemente tenerti in forma e tenere le glicemie sotto controllo, ok? Semplicemente una corsetta leggera, anche senza avere il fiatone, nessun problema, è perfetta. È palese quindi che questa attività abbassi la glicemia, perché banalmente ci sentiamo più stanchi dopo averla fatta, ma non è questo il punto, ovviamente. Cioè, ovviamente per correre servono energia, l'energia del nostro corpo prende dal glucosio, quindi se noi abbiamo glucosio nel sangue, i nostri muscoli hanno bisogno del glucosio presente nel sangue, quindi si abbassa la glicemia. Quindi ovviamente la glicemia si abbassa se si va a correre, poi se si fa in modo agonistico è un'altra questione, se si fanno i 100 metri probabilmente la glicemia si alzerà, perché questo, in questo caso si parlerà quindi di un'attività anaerobica invece che di aerobica. Noi sappiamo che se vuoi abbassare la glicemia con l'attività fisica deve essere necessariamente aerobica. Questo perché per effettuare un movimento anaerobico il corpo utilizza il glicogeno immagazzinato nel muscolo, quindi rilascia energia e quindi la glicemia si tenderà ad alzare. Se noi invece facciamo un movimento aerobico o di lunga durata, il corpo potrà innanzitutto degradare come prima cosa il glucosio, passerà poi successivamente il glicogeno e infine passerà i grassi. Contribuisce quindi sia ad abbassare la glicemia sia a dimagrire, ma soprattutto lo fa a lungo termine, cioè aiuta a mantenere costante la glicemia anche durante il resto della giornata, un'attività di lunga durata, quindi di resistenza. Per ritornare alla corsa, quindi tolto il beneficio iniziale che è ovviamente avere la glicemia che si abbassa, ci sono una serie di altri benefici che aiutano. Ad esempio, previene l'osteoporosi. Osteoporosi che bisogna stare attenti, ovviamente bisogna consultare un medico in caso di osteoporosi, non è che se uno ha l'osteoporosi per andare a correre, sia chiaro. Quello che dico io semplicemente è che, dato che le ossa devono sostenere tutto il peso del corpo, se fatto in modo da evitare di sovrallenare il fisico, il corpo, come per i muscoli, deve migliorare le capacità delle ossa di sostenere tutto il corpo e quindi contribuisce a rafforzare le ossa, mentre noi sappiamo che nell'osteoporosi si vengono appunto, come dice il nome, a creare dei pori che quindi rendono più fragile l'osso, quindi si fa la cosa opposta, quindi si previene l'osteoporosi. Dato ovviamente che correndo si alzano i battiti del cuore, questo determina una maggiore forza da parte del cuore e quindi determina anche una minore quantità di problemi cardiovascolari. Dato che appunto il cuore è più forte, pompa più sangue, i battiti si abbassano anche a riposo. Vi faccio un esempio: io quando facevo ciclismo in ritiro mi svegliavo che avevo circa 40 battiti. 40 battiti a riposo, ovviamente. Quindi sono pochi rispetto a una persona normale che ne ha dai 50 ai 60. Ora più o meno sono circa tra i 50 e i 60 anch'io. Però prima, quando ero allenato, i battiti appunto si abbassano. Stessa cosa avviene, chi aveva fatto sport a livello agonistico lo sa, quando si è in forma, quindi ci si sente bene e ci si sente meno affaticati, i battiti del cuore tendono ad essere bassi. Oltre quindi a ridurre tutti i problemi cardiovascolari, determina quindi ad abbassare la pressione sanguigna, determina quindi anche una maggiore circolazione in quanto il cuore è più efficace. Ovviamente vi sono una serie di benefici correlati quindi al correre nel mero senso di consumare energia, quindi oltre al banale dimagrire, anche tenere una quantità di battiti medio-alta determina quindi l'aumento del VO2 max, che per chi non sapesse
con la serie di U2 Max, che probabilmente sono la maggior parte, rappresenta la capacità volumetrica dei polmoni, quindi quello che c'è qua così, ok, di contenere ossigeno. Quindi ovviamente più ossigeno il nostro polmone è in grado di contenere, meno fatica si fa. Poi ovviamente per bruciare più grassi o per bruciare più zuccheri bisogna cambiare l'intensità a cui si corre. Se si corre ad alta intensità, come detto prima, si alta intensità intendo 10 minuti comunque, non escludiamo quindi le prove di atletica dentro la pista corte. Correre 10 minuti, già quelli bastano per tendere ad abbassare la glicemia o, se sta salendo, dare una flessione della glicemia. Per quanto riguarda invece, perlomeno è così nel mio caso, non è detto che valga per tutti, perché poi quanto varia la glicemia, quanto scende, dipende dal tipo di alimentazione, dipende dal momento psicofisico della persona in quel momento lì, se è stressato, se non è stressato, che momento della giornata è, se ha mangiato, se deve ancora mangiare, se è allenato, se non è allenato, e se ha mangiato, cosa ha mangiato, che tipo di alimento, era un alimento che aveva prettamente carboidrati, proteine o grassi. Tutte queste cose influiscono poi su quello che è effettivamente la glicemia, quanto scende, quanto sale. Ovviamente se fa dimagrire abbassa anche il colesterolo, dato che il colesterolo non è un altro modo che utilizza il nostro organismo per accumulare grasso, quindi questo determina una riduzione dei grassi, mentre per quanto riguarda il colesterolo cattivo verrà smaltito col tempo a forza di continua attività fisica. Non è una cosa ovviamente immediata, ma per tutti questi benefici non sono immediati. Ovviamente poche persone sanno, cioè, se non si fa attività fisica in modo regolare o semplicemente non si è fatto sport in modo regolare, in pochi sanno quanto aiuta a distrarsi la corsa. In questo senso è molto utile per scaricare tensione, stress e distrarsi da motivi di ansia. Io ad esempio quando sono in sessione vado sempre a correre una quarantina di minuti poco prima di pranzo, in modo tale così finito il mio studio sono pacifico, sereno, mangio e poi dipendo a studiare. Aiuta, perlomeno a me aiuta, anche perché è un motivo serio poi per essere stanco e quindi lamentarti. Inoltre quasi tutte le attività fisiche permettono il rilascio di ormoni antidepressivi, cioè rilasciano la serotonina è quello che viene chiamato ormone del buon umore, quindi determina un miglioramento a livello psicofisico, non solo a livello quindi motorio nel caso di una mera prestazione atletica. Vi sono anche una serie di miglioramenti legati a quello che è appunto a quelli che è il sistema nervoso, in quanto tiene più giovane, e dato che nel momento di corsa vi è anche una viene maggiormente vascolarizzato il sistema nervoso, si ha quindi anche un aumento delle facoltà cognitive. Permette inoltre, questa cosa io vi giuro che non ne avevo minimamente idea, sto guardando di là perché l'ho letto appunto in un articolo, e determina l'aumento di un ormone chiamato irisina. Questa irisina non è altro che appunto un ormone che coadiuva la trasformazione del tessuto adiposo in calore. Quindi questo ormone dovrebbe essere responsabile del motivo per cui noi tendiamo ad avere caldo quando pratichiamo attività fisica. Però non vorrei dire una cavolata perché non si capisce molto bene da questo articolo, però quello che riassume l'articolo dice che, a parte il fatto che nei diabetici è meno presente questo ormone, ma fare attività fisica permetterebbe quindi di riaumentare in modo momentaneo e in modo naturale questo ormone, in modo tale quindi da tenere sotto controllo il peso, quindi anche la glicemia, le solite cose, bla 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 bla. Inoltre, questa parte ve la leggo perché è molto interessante, dell'irisina si sa che viene prodotta dai muscoli dopo l'attività fisica, stimola la trasformazione del grasso da bianco a bruno. Il tessuto adiposo bianco è quello che comunemente noi consideriamo come adipe, quindi come grasso, mentre quello adiposo bruno è quello che viene consumato per trasformarlo in calore, è presente comunque in bassa quantità nel nostro organismo, è presente in quantità maggiori nel neonato. Mi sembrava ci fosse uno studio di uno scienziato della Siberia, però non mi ricordo benissimo, quindi prendete questa cosa con le pinze, che ha aumentato il suo tessuto adiposo bruno semplicemente andando fuori e stando più al freddo, però non è particolarmente aumentato questa quantità di tessuto bruno.
L'articolo prosegue dicendo: controlla il metabolismo del glucosio, tanto da essere candidata a possibile terapia per diabete e obesità. Non si sapeva però che l'irisina agisce anche a livello dei centri ipotalamici, che controllano fame e sazietà, promuovendo l'attivazione dei geni anoressigeni, cioè facendo sentire meno fame. Questa cosa, che non è un'ulteriore aggiunta a quello che potevo avervi accennato io, che comunque ne so molto poco riguardo l'irisina, e mi informerò in caso ne vogliate sapere di più. Ah, ovviamente, se volete sapere di più basta scrivere qua sotto un bel commentino riguardo a: vorrei sapere di più dell'irisina? Ci fai un video? Grazie. E io ovviamente lo faccio. Ovviamente quando ho tempo, periodo esami, non esami, cose, non cose da fare. Quindi l'irisina contribuisce a mantenere sotto controllo la gestione del diabete. Ricapitolando, abbiamo quindi una serie di benefici che vanno dal mantenersi in forma, mantenere sotto controllo la glicemia, aumentare le proprie, vabbè, parte aumentare le proprie prestazioni, che è quasi banale dirlo, aumenta le facoltà cognitive, previene malattie dal punto di vista fisico, come ad esempio l'osteoporosi. A onor del vero c'è da dire anche però che è fatto in modo inconsapevole, mettiamola così, quindi non so, esco di casa, vado a correre 50 km tutti i giorni, che questo è un modo inconsapevole, ma anche meno, e soprattutto con dell'attrezzatura che non è adeguata, quindi scarpe da ginnastica, senza prendere scarpe da running adatte per il proprio piede o per la propria conformazione, potrebbe determinare quindi problemi alle articolazioni, specie quella della caviglia, che dovendo impattare continuamente con il suolo potrebbe risentirne. Io ti ho detto quello che ti dovevo dire, ti ricordo che usciranno prossimamente video riguardanti questo tema, ma anche video riguardanti ai sensori per il diabete, o la semplice gestione della glicemia, o il diabete nello sport, o cerotti per i sensori. Ti ricordo che se vuoi vedere altri video di questo tipo, ti basta iscriverti al canale. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace, commenta, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!